chiamo Nazarena Poli Marmotti, sono una pittrice originaria della provincia di Reggio Emilia e ho iniziato a dipingere o a entrare nel mondo della formazione artistica quando mi sono iscritta all'Accademia di Urbino, dove ho frequentato pittura e poi in realtà il vero momento in cui ho capito quello che volevo fare è stato quando mi sono trasferita a Norimberga e ho frequentato l'Accademia di Belle Arti, l'Accademia der Bildenden Künste e l'epifania è stata poi in Germania, un momento. Dopodiché da un paio d'anni sono tornata a vivere in Italia, sono stata in Germania 8 anni e tuttora dipingo. L'opera che ho presentato per il bando della Regione Emilia-Romagna l'ho dipinta mentre ero in una residenza d'artista di 3 mesi in Norvegia l'estate scorsa ormai. Fa parte di una serie di lavori che sono nati durante questa residenza d'artista. Si è creata una serie di lavori stando là perché l'esperienza è stata così forte e formante che le opere che ne sono nate un po' s'appartengono, quindi hanno fatto un salto rispetto al lavoro che faccio di solito per via dell'esperienza così particolare. L'opera che ho presentato in particolare si chiama Falò perché è stata dipinta mentre erano i giorni dell'equinozio estivo in Norvegia e in quei giorni stavamo facendo dei falò notturni nel bosco ed è stata una cosa veramente straniante anche perché continuava anche di notte a esserci la luce ed era una sensazione veramente stranissima. Quindi ho avuto voglia di fare una sorta di annotazione, di annotare questa sensazione stranissima dipingendo quell'opera e chiamandola in questa maniera. Ogni lavoro è a sé, ci sono lavori che magari mi richiedono veramente un pomeriggio e sono finiti, il più delle volte in realtà deve rimanere lì, devo aspettare, devo meditarmela un po'. Tendo a non programmare quello che vorrei, ma solo avere una sensazione del finale, perché ho imparato nel tempo che non mi porta a nulla programmare totalmente un'opera, anche perché solitamente nel corso del lavoro cambia talmente tanto. Cambiano le carte in tavola che di solito viene stravolto ogni piano che io ho potuto fare all'inizio e questo mi piace molto e lo sto rispettando. Sto lavorando a una serie di lavori perché in giugno avrò una mostra personale alla Galleria di Brescia con cui collaboro, la APB, e quindi sono concentrata su una serie di lavori apposta per questo appuntamento.